Allora, Angelo De Torri è il vincitore della settima edizione del premio Chiara per una raccolta di racconti inediti. Ecco, De Torri, complimenti. Senza la R di Parma, vedendo, perché dice... Allora. Salve a tutti, ah, grazie. Posso dire solo una cosa? Allora, la raccolta di De Torri e sotto di loro il mondo fuggiva via. Questo è il titolo che certe volte, diciamo, durante poi l'editing magari viene un attimino sistemato, cambiato, però alla giuria era molto piaciuta e penso che anche all'editore possa piacere. Hanno partecipato 40 manoscritti provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino. Fa parte della giuria tecnica che è presieduta da Andrea Fazioli, scrittore e giornalista. Poi abbiamo Michele Mancino, che è vice direttore di Varese News, Diego Pisati, capo redattore delle pagine di cultura della Prealpina, Federico Roncoroni, erede testamentario di Piero Chiara, e Carlo Zanzi, docente, che hanno espresso soddisfazione e qualità dei lavori pervenuti e hanno designato Angelo De Torri. Due parole a te, dopo voleva Fazioli leggere la tua la motivazione. Allora, grazie, ancora sono molto emozionato. È stato bellissimo ricevere la sua telefonata. Tra l'altro era sabato sera, per cui ho dovuto offrire da bere a tutti. La ringrazio anche per questo. Mi è costata un po', sì. Quelli che Chiara non ha mai offerto da bere. Ah, ecco, la prossima volta. No, niente, per spiegare questo titolo, che sì, anche a me è piaciuto molto, è tratto dal Signore degli Anelli, che è il mio libro preferito, e in realtà il significato un po' ha a che vedere con le vicissitudini che attraversano questi personaggi. Allora cadono i personaggi protagonisti di questi racconti insomma, delle cose un po' difficili nella loro vita, e il mondo sembra non curarsi di loro, ecco, sembra fuggire via sotto i loro piedi. Ma poi c'è il caso, diciamo, che li fa incontrare, li unisce, il caso sarei io, insomma, lo scrittore, diciamo, questo è il significato del titolo. Tu è da tanto che scrivi che... Sì, a me è sempre piaciuto scrivere nei ritagli di tempo, perché facendo l'avvocato ho sempre... Hai partecipato, come vedo, a diversi Sì, concorsi. anche al Premio Chiara 2 anni fa. Ah, quindi c'è un recidivo. Sono recidivo, sì. Ok. E per cui ti fa piacere una pubblicazione in questo Sì, caso, ecco, l'editore Vacchione, poi magari una parola mi farebbe piacere. Dov'è che si svolge diciamo, le tue storie? Qual è la location Sì, delle allora tue storie? io diciamo che, siccome ho spesso avuto a che fare con le case editrici, perché immagino saprà, provandoci, ho avuto molti contatti, mi facevano su quell'appunto di non legare le mie storie a un particolare territorio, perché io non ho quasi un accento ben definito, perché sono nato ad Alghero, in Sardegna, ho vissuto 15 anni ad Ostia, a Roma, e adesso da 25 anni siamo a Parma, per cui... Però con questi racconti li ho voluti ambientare tutti nella città di Parma, per cui il tema dominante è un po' quello. Sì. Ok. Pietro, vuoi dire qualcosa? Vieni. Una parola, direi. Ma deve essere la parola giusta. Non mi viene a dire il tempo, ma in attesa della presentazione, per cui... No, penso poi alla Lucrezia Franzetti, è qui, perché Franzetti ha pubblicato un suo libro qualche anno fa, quindi, come vedete, un po' si va avanti nella storia dei premi e dei libri, è vero? E una cosa ancora, a parte mi hai detto che una sola parola, vedo già finito, ma devo scherzare un po'. La bambina dice in posti che ogni anno, siccome il titolo fa di sotto gli editori, diciamoci la verità, no? Io ogni anno mi riservo il diritto di scegliere il titolo. Ogni anno avanti mi No, è impone il titolo. compatibilità. Anche l'anno scorso, comunque, L'anno volevo scorso dire. sì, l'anno scorso sì, perché Però era un napoletano, no? L'anno era scorso era un napoletano, io sono milanese, tu non sei napoletano. milanese, No, però quasi. quasi, ecco, però no, tu di dove sei? Così. Ecco, allora, il vincitore Salvatore Zeno voleva mettere
come si chiama? Il titolo è... O voce mai. Chi che non ha, è un verso di, può scoprire che è un verso di Pino Daniele, e allora mi sono pentito e l'ho lasciato, e infatti ha funzionato benissimo. Lui all'inizio ha detto, no, non possiamo fare qui a Varese, chi che non ha, non capisce nessuno, ma non è vero, facciamo un libricino così, e io mi sono impuntata, perché lui, napoletano, gli piaceva questo, ho detto, dai, invece lui è stato tranquillo, non ha detto niente, però è piaciuto, alla giuria è piaciuto, a Fazioli adesso mi sta tirando. Quindi ho già il titolo nel fantasma. Non è male questo. Visto che loro mondo gira via, eh? Beh, comunque a parte usire, la certo, no, se devono comprarlo, quelli. Vabbè, dopo leggo, devo ancora leggere, io ho preso oggi il nome, leggerò poi i racconti, così via. Una cosa soltanto voglio aggiungere a questa, in effetti qui celebriamo scrittori di grande importanza che vengono selezionati, però tutto sommato in questi anni che il premio dei Premi Inediti sta crescendo, perché noi saremo alla quinta o sesta edizione a questo punto, e vedo che c'è un interesse anche da parte del mondo libraio per questo tipo di premio. Infatti sì, il libro dell'anno scorso, quello della Tram, della ragazza... Sì, Aminata Ilara. Abbiamo un ufficio stampa bestiale. Di Brescia. Con di essere venduto e richiamato, perché ho già ristampato già un po' di volte. Dovevo ringraziare il business, business senso. Cioè, diciamo, il business limitato a quello che sono gli inediti. Dovevo ringraziare l'editore, perché se non avessimo l'editore, come facciamo a fare questo premio? Appunto, ecco. Questo premio l'abbiamo lasciato proprio per chiudere il cerchio. Chi avesse dei racconti nel cassetto e non sia mai riuscito a farli pubblicare. Perché abbiamo l'editi. Abbiamo i giovani e questo qua è l'inedito e così abbiamo chiuso. Per fortuna che abbiamo trovato te che ci stampi, se no come facevamo? Come facevamo? Ma infatti io quest'anno, quando ho fatto riunione con voi la sera al ristorante, dopo perché abbiamo... L'unico dobbiamo farlo. Infatti io ho già preoccuparmi perché ci restringe la cintura all'edificio. E purtroppo fuori questo discorso che è stata una notevole. Sì. E si parla appunto di molti altri racconti molto belli. Io ho già c'è detto, l'idea. Io, siccome sono sempre un uomo coraggiosissimo, ho detto, propongo, se poi il premio è d'accordo, di pubblicare all'atere di questo volume vincente anche una raccolta dei primi sei autori, dopo decideremo migliori racconti dei vincitori. Per cui almeno diamo anche agli altri, perché in effetti partecipare a un concorso per i meriti, in cui vince solo, è ingiusto una sola persona, con tutto il rispetto. Però ci sono tanti altri che magari sono lì quasi pronti per fare il salto, lui ha già partecipato un'altra volta in effetti. Quindi. Per cui se effettivamente, non è che diventa una regola, come quest'anno ci sono 7, 10, non ho capito bene quante segnalazioni importanti, allora mi assumo il compito di pubblicare anche, diciamo, la scelta dei racconti migliori, che così faremo un'antologia appunto dei migliori racconti del mio piano. Che secondo me è importante perché darà più valore alla partecipazione al premio. Lo faccio per i miei poveri mezzi, ma lo faccio per i miei. Grazie. Grazie. Allora leggo io la motivazione. Di Angelo De Torri, realizzata da Michele Fazioli. Era una racconta storie tese con personaggi messi alle strette da condizione anomale. I suoi protagonisti lottano contro le circostanze avverse e nello stesso tempo cercano di capire se stessi e il mondo che li circonda. Nelle tre storie della raccolta, la narrazione è condotta dal punto di vista di un disabile psichico, di una donna malata di cancro, di un immigrato in cerca di vendetta per un amico. Lo stile si adegua al contenuto con una tecnica efficace che dà tensione e compattezza ai racconti. De Torri sa costruire trame coinvolgenti e ha un'ottima capacità di immedesimazione nei suoi personaggi. Bravo.